Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati nel nuovo video di Minecraft in cui continueremo l'esplorazione della fortezza, signori. Io non apro nessun menu così non capite quello che siamo riusciti a recuperare. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Signori, io ce la sto mettendo tutta. Il resto tocca a voi, mi raccomando, basta un semplice clic sul tasto dell'iscrizione, un bel like se ne avete voglia e anche un commentino tecnico-tattico che quello fa sempre piacere, signori. Alle mie spalle vediamo un portale con una cesta che io non ho esplorato, ma lo esploreremo nel video di domani tornando a casa, in cui dovremo anche recuperare dei pesciolini. Detto questo, signori, che dirvi? Più o meno il video di ieri, se l'avete visto, sapete in che situazione siamo. Oggi continuiamo con quell'esplorazione e portiamo a casa l'obiettivo, signori. Detto questo, io vi lascio al video. Buon video, buona giornata, buon tutto. Ciao, raga, bella. Ciao, ciao. Ok. Signori, non ho fatto in tempo a dire che l'incantesimo era finito, che ci hanno nuovamente buttato l'incantesimo di sopra. Allora. Come si rompono le spugne in maniera veloce? Porca miseria. Dai, 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 rompiamo queste spugne, dai. Ho bevuto il latte per recuperare le spugne, dai, dai, recuperiamo queste spugne. Forza, 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 forza. Veloce, rapido e indolore, dai. Ovviamente non me le porto tutte a casa, signori, perché non abbiamo grossi progetti da fare con il mare. Non penso di dover asciugare il mare intorno a me. Anche se potrebbe essere carino, però non penso, quindi diciamo che non prenderò tutte le spugne, magari una decina di spugne penso che mi dovrebbero bastare, anche perché prima voglio uccidere anche quando l'ultimo pesciolone grosso che ci ha nuovamente incantato. Perfetto, ne abbiamo 11. Ok, abbiamo tutto l'ossigeno di questo mondo, perfetto. Questa stanza la ritroveremo. Dobbiamo andare a uccidere un pesciolone, signori. Abbiamo un altro pesciolone da andare a uccidere e non so minimamente dove cazzarola possa essere. No, di qua non c'è nulla, quindi torniamo su. Torniamo su. Allora, dobbiamo trovare un ennesimo pesciolone che secondo me stava qua sopra. Il problema è io qui sopra come ci arrivo? Questa è una bella domanda che dovrei fare a chi ha progettato questo. Qua c'è qualcosa che abbiamo lasciato. Più basso di così non mi fa andare. Continuiamo a nuotare, signori. Continuiamo a nuotare. Dobbiamo cercare l'ultimo pesciolone. Pesciolone. Ci serve lui. Dobbiamo uccidere lui. Dopodiché non avremo più rotture di scatole degli incantesimi. Già sarà una cosa interessante. Sarà decisamente una cosa interessante. Però prima cosa mi serve? L'ossigeno. Senza l'ossigeno il pesciolone non lo troviamo. Recuperiamo l'ossigeno. Perfetto. Recuperiamo le torce e iniziamo a nuotare velocissimamente come dei piloti di Formula 1. Nuota, 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 nuota. Dobbiamo riuscire a capire dove possa essere l'altro pesciolone, signori. Ah, guarda dov'è! Tanto facile, ci aspettava proprio qui. Ah, che simpatico, maledetto bastardo. Vieni qua, maledetto bastardo che non sei altro. Ti ammazzo male, non mi interessa, non mi interessa, fai quello che vuoi, colpiscimi, siamo più forti di te. Non mi interessa. Aspettate però che siamo più forti di te fino a un certo punto. Fino a un certo punto siamo più forti di lui. Qua si sta unendo ai suoi amichetti con le combo e noi. Vieni qua, continui a scappare, ma devi morire, muori, bastardo che non sei a. Ok. Neanche. Cosa vuoi fare tu, piccolo bastardo che non sei a? Piccolo, piccola pulce. Vieni qua, piccolo. Ok, e questo è morto pure. Ok. Allora, mangiamo la carne. Dopodiché, recuperiamo con le torce. A questo punto penso che non dovremmo più subire la maledizione, in teoria, è giusto? In teoria la maledizione non la dovremmo più subire, quindi se io metto il mio shulker qua un attimino a terra, lo apro, prendo un secchiello di latte, poso gli altri due, recupero lo shulker. Recupero lo shulker che non posso recuperare perché ho il main, l'affaticamento, maledetto bastardo.
Devi morire male. Ok, forse sono un poco troppo aggressivo in questo video, ma stanno rompendo le scatole tutti sti cazzaroli di pesciolini. Allora, qui ho recuperato quello che dovevo recuperare. Recuperiamo, beviamo il latte. In teoria non dovremmo più subire l'affaticamento che ci rompe tanto le scatole. Quindi dovremmo un attimino riuscire a recuperare tutto quello che ci serve. È vero, col Silk Touch. Con Silk Touch questi li prendevamo sani, è vero, avete ragione, e di questo vi stimo, però effettivamente ho il piccone fortuna, quindi in teoria ne sto prendendo molti di più di quanti ne prenderei, penso di sì, poi non lo so, poi non ve lo so dire, signori. Non ve lo so dire, questo è pure che stiamo sbagliando grossolanamente, però ne abbiamo presi 18. È un bel numero 18, non è per niente male. Qui dietro chi c'è? C'è qualcuno che vuole. Ah no, no, ci sono i mostri. No, c'è l'uscita di qua, mannaggia a me. Recupera, recupera. Io non ricordo di preciso quali blocchi servono. Noi recuperiamo un bel po'. Sicuramente. Non li utilizzeremo tutti. Recupera, recupera come se non ci fosse un domani. Qualcuno ci servirà, qualcuno no. Tu recupera. Sono sempre dei blocchi che ci portiamo a casa, signori. Che possono servire come non possono servire. Ma diciamo che l'obiettivo del giorno l'abbiamo portato a casa. L'unica cosa che dobbiamo fare è trovare il. Dobbiamo trovare il tesoro, ovvero i blocchi d'oro, che sono da qualche parte che l'avevamo vista quando forse siamo arrivati. Li avevamo visti, signori. Ma non me li ricordo. Abbiamo visto forse il torrione centrale con i blocchi d'oro. Tutto questo stiamo normalmente perdendo. Oh, c'ho respirazione 3 in questo cazzo di elmetto. Non dura niente. Mannaggia lui. Ah, mi dai un poco di ossigeno, grazie. Mannaggia la pupazza, non dura niente. Ah, capito, sta durando più del solito, ma va bene così, signori. Era un'avventura che dovevamo affrontare. 31, ho perso 9 torce. Dove stanno le mie 9 torce? Di qua. Saliamo. C'è nulla di qua? No, le mie torce, perfetto. Ora, devo semplicemente trovare la torre con i blocchi d'oro, signori. E dove cazzarola era la torre con i blocchi d'oro? Sei tu la mia torre con i blocchi d'oro? Dimmi di sì. Sì, sei tu la mia torre con i blocchi d'oro, signori. Abbiamo trovato anche il tesoro del cazzarola di tempio. Abbiamo trovato anche il tesoro del cazzarola di tempio. Va bene così, signori, va bene così. Oh. Ah, ossigeno per noi, signori. Ossigeno per noi. Oh, finalmente. Recuperiamo tutto l'oro, siamo contentissimi. Recuperiamo pure questi blocchi che sono diversi rispetto a quelli che abbiamo preso finora. Recupera, 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 come se non ci fosse un domani. Bravissimo, bravi, bravi tutti, signori. Bello così, recupera, recupera. Vi sto distruggendo un tempio e sono contento di questo. Maledetti bastardi, quando la smettete è sempre troppo tardi. Quando decidete di smettere è sempre troppo tardi, però va bene. Vi lascio giocare, vi lascio sfogare. Capisco che non ci viene mai nessuno da questa parte, quindi è giusto anche che voi abbiate qualcuno con cui giocare. Giocate, giocate. Ora, ora, ora vi vengo a ammazzare uno a uno. Mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. Dai, così. Rompiamo le massi, ma me li porto tutti quanti a casa questi. Ma chi se ne frega? Dai, così. Lì però forse c'era dell'ossigeno che potevo sfruttare. Assolutamente no. Allora, non capisco perché faceva questa sorta di bolla, una sorta di bolla, non capisco perché la faceva, però vabbè, non facciamoci troppe domande. C'è un punto in cui c'è un po' di ossigeno? Assolutamente no, quindi andiamo di nuovamente di torce, recuperiamo l'ossigeno e signori miei, penso che possiamo abbandonare questa struttura. Vediamo un attimino, abbiamo 31 blocchi di questo, 12 spugne, 35 cristalli prismarine e le schegge. Con le schegge che ci posso fare? Ah, gli altri blocchi. Ok, che in teoria c'ho pure qui. Perfetto. Ok, buono a sapersi. Ok, invece con questi di qua faccio le lanterne. No.
Non lo so come si fanno le lanterne. Va bene, lo scopriremo. Chi vivrà vedrà, signori, lo scopriremo come si fanno le lanterne. Un giorno lo scopriremo. Detto questo, abbiamo anche i blocchi d'oro. Detto questo, io penso che possiamo un attimino, con calma, ammazzare sta rottura di scatole. Mannaggia a te a chi non te lo dice pure. No, dagli è così, porca miseria. Ok, detto questo, signori, io penso che possiamo cercare la via d'uscita. Dai, dai, è stato più facile del previsto. Pensavo ci volesse molto più tempo per uccidere quei cazzarola di pesci maledetti. E invece, dai, è andata bene, è andata bene. Però ho finito nuovamente l'ossigeno. Senza ossigeno siamo. Ecco, sottotitolo di questo video: senza ossigeno siamo. Porca miseria. Video lunghissimo, video lunghissimo. Dai, dai, ce la fai a recuperare l'ossigeno? Mannaggia a te. Dai, 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 recupera sto cazzo d'ossigeno. Dai, oh, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo uscire. Di qua non si esce. Dobbiamo uscire. È inutile che mi tengo la cartina in mano perché non è la cartina dell'uscita. Dobbiamo uscire. Sapete cosa si fa in questi casi? Che si fa in questi casi? Si raggiunge una zona laterale e la si frantuma completamente. Ah, di qua dove siamo entrati all'inizio. C'è il blocco di terra dove stavo impazzendo io all'inizio. Quindi, vabbè, se io faccio così, signori, io esco. Non ci sono problemi. Torniamo su, 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 torniamo su. Ok, il sole sta tramontando e là c'è la nostra bellissima barchetta, signori. Qua c'è anche un nero di squid che ci fa tanto, tanto, tanto piacere. Ok, dai così. Fammi salire sulla mia barchetta, signori. Facciamo un po' di retromarcia così sti pesci non la smettono di rompere le scatole. Detto questo, il tempio l'abbiamo conquistato e vinto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un altro appuntamento. Domani torniamo a casa e vediamo di sistemare un po' di cose, signori. Bella, raga, ciao!